Non c'è pace in questo 2024, non siamo nemmeno arrivati alla metà dell'anno e abbiamo già uno scenario assolutamente devastante per l'intera industria del gaming. Dopo questa pessima figura di Sony nella gestione del caso Helldivers, adesso purtroppo tocca a Microsoft che annuncia la chiusura di quattro studi di sviluppo interni a Bethesda, tra cui anche i celebri Tango Gameworks e Arcane Austin. E li conosciamo bene, Tango Gameworks era la compagnia giapponese creata da Shinji Mikami, il papà di Resident Evil, che si era distinta di recente con l'ottimo Hi-Fi Rush, uno dei giochi più apprezzati durante questa generazione di console. Arcane Austin, invece, era stata sotto i riflettori in una luce molto diversa, ovvero per aver realizzato quel disastro che è stato Redfall, un videogame AAA. Ad alto budget, sviluppato però durante il periodo del Covid, è arrivato sul mercato in una situazione piuttosto imbarazzante. Prima di queste ultime produzioni, Tango Gameworks faceva registrare nel suo pedigree The Evil Within 1 e 2, Ghostwire Tokyo e appunto Hi-Fi Rush. Quindi una produzione sempre di livello molto elevato. Arcane Austin invece aveva lavorato al primo Dishonored, realizzato l'ottimo e purtroppo sottovalutato reboot di Prey e infine questo Redfall. A proposito, a parte la chiusura degli studios, Microsoft ha anche annunciato che i lavori su Redfall saranno interrotti in modo definitivo. Rilasceranno un ultimo update, dopodiché non si procederà con la roadmap che avevano pianificato, finisce tutto così. I server resteranno accesi, sì, ma niente fix e aggiustamenti che francamente sarebbero stati anche dovuti per recuperare un po' la faccia. Questa ulteriore caduta d'immagine è a dir poco discutibile. Ad ogni modo, gli sviluppatori hanno appreso la notizia della chiusura tramite una semplice email. In pratica un giorno lavori e il successivo ti dicono che puoi restartene pure a casa. Non sappiamo ancora quale sarà l'entità dei licenziamenti, ma hanno confermato che molti dipendenti saranno riassorbiti da altri gruppi interni alla stessa Bethesda. Tra l'altro leggevo di un ex dipendente di Microsoft che ha fatto sapere che in genere la compagnia tende a riassegnare i licenziati all'interno di altre divisioni, quindi non necessariamente Xbox Gaming, ma comunque potranno continuare a lavorare. Ora, al di là del fatto che notizie del genere possano essere drammatiche per le persone coinvolte, forse dovremmo concentrarci su un altro elemento. Allora, stiamo assistendo a licenziamenti un po' ovunque ormai da un pezzo. Dispiace, ma non ci scandalizziamo più, credo. Quello che però mi lascia davvero riflettere è il modo in cui Microsoft sta gestendo la situazione. Quando qualche mese fa hanno ultimato l'acquisizione di Activision Blizzard, hanno confermato anche il licenziamento di circa 1900 dipendenti, ok? E ci sta sicuramente, compagnia gigantesca, investimento gigantesco, un sacco di gente di mezzo, quindi bisogna riadattare in base alle proprie esigenze, non c'è nulla di strano. Ma con Bethesda le cose sono un tantino diverse, secondo me. L'acquisizione di ZeniMax è stata completata 3 anni fa, è passato ormai un po' di tempo. Ci si aspetta che dopo 3 anni si possano iniziare a vedere i frutti di un'acquisizione di 7,5 miliardi di dollari, non che si chiudano quattro team interni. Questa sorta di shopping di Microsoft non è fatto a capriccio, per indispettire la concorrenza o per far vedere che hanno gli soldi. Vai ad inglobare compagnie di questo genere perché strategicamente ti permettono di avere un vantaggio nel medio o lungo termine, perché rappresentano degli asset, perché ti portano delle proprietà intellettuali, perché ti aspetti di spendere soldi per fare soldi. Ma a distanza di 3 anni, quello che abbiamo ottenuto è stato un AAA economicamente disastroso come Redfall e una produzione minore come Hi-Fi Rush, che è stata ampiamente apprezzata dalla critica, ma che forse non ha venduto quanto speravano nonostante i suoi 3 milioni di giocatori. Il che è a sua volta difficile da comprendere, dato che dopo il lancio si vantavano dei numeri di Hi-Fi Rush. Ricordiamoci che ad agosto 2023 l'insider Jeff Grubb diceva che Microsoft fosse molto soddisfatta di Hi-Fi Rush e che stavano reinvestendo in Tango Gameworks, uno studio di sviluppo che aveva davanti a sé un futuro radioso. Peccato che a meno di un anno di distanza lo chiudano.
E io allora vi domando, che cosa sta andando storto in Xbox? Dove stanno sbagliando secondo voi? Perché Microsoft ha ancora adesso una disponibilità di soldi impressionante rispetto a Nintendo o a Sony, non sta chiudendo degli studios perché effettivamente abbia bisogno di farlo, altrimenti fallisce. Li sta chiudendo perché è convinta che sia la scelta giusta da prendere in ottica futura. Quindi di che cosa stiamo parlando? Di una riorganizzazione interna? Da quando hai comprato Bethesda, in che modo hai concesso a questi ragazzi di dare prova di sé? E com'è possibile che Hi-Fi Rush non sia una prova sufficiente per garantire il futuro di uno studio di sviluppo? Dipende dalle vendite? E allora perché mi dichiari di essere soddisfatto? Dipende da un cambio di strategia generale a causa della situazione dell'hardware che non vende? Perché, ok, è chiaro che portare le proprie esclusive sulle altre macchine avrà un impatto sulle strategie future della compagnia, ma a maggior ragione, se vuoi portare i tuoi giochi sulla concorrenza, che senso ha chiudere un team di talento come Tango Gameworks? Che senso ha chiudere il tuo unico team giapponese? Il Giappone, paese in cui Xbox non vende, non ha mai venduto. Ma un team giapponese è comunque una prospettiva, culturalmente diversa sul mondo del gaming. È un punto di vista differente che può permetterti di esplorare idee nuove. Non chiudere uno studio che negli anni ha sempre dimostrato di valere e che può offrirti un approccio originale, fresco. A me non sembra una cosa sensata da fare, ma ditemi la vostra. E quindi io chiedo, dove sono i risultati di Bethesda? Dov'è il ritorno di questi 7,5 miliardi? Non può limitarsi tutto a uno Starfield e a una serie TV di Fallout. Deve esserci dell'altro, o stai davvero sbagliando qualcosa nella gestione delle tue sussidiarie? Io sono la persona più contenta del mondo quando mi dicono che Xbox lascia la massima libertà ai suoi sviluppatori, che id Software può fare tutto quello che le pare, che Tim Schafer non deve rendere conto a nessuno in Double Fine. Ma non si possono creare situazioni paradossali come quella di Redfall. Sony ha comprato Bungie, ma vedendo come stava andando Destiny, li ha anche pubblicamente minacciati. Microsoft non può prendere semplicemente una pala e lanciare milioni su milioni di dollari senza che nessuno renda conto della qualità delle produzioni. Redfall non doveva succedere, perché un AAA che non funziona è un buco potenzialmente di centinaia di milioni di dollari che rende inevitabili licenziamenti di questo tipo, dove a farne le spese possono essere anche sviluppatori di altri team. Lo dicevamo proprio ieri sera su Twitch. Oggi siamo in un momento storico in cui trovi gente specializzata in tutto. Ci sono illustratori, ci sono modellatori 3D, ci sono i coder, ci sono professionisti in qualunque campo. Quello che manca davvero però sono i direttori, i capi progetto, gente con una visione chiara che sia capace di condurre un progetto valido dall'inizio alla fine senza andarsene in corso d'opera. Se ci pensiamo bene, ragazzi, oggi il mercato dei AAA è pieno zeppo di Final Fantasy XV, di Anthem, di Cyberpunk, di Dragon Age 4. Oggi manca gente qualificata non nello sviluppo di un AAA, ok? Ma nella sua direzione. Noi possiamo dire che Neil Druckmann sia un fanatico della cancel culture e del fenomeno woke. Ma Neil Druckmann, con tutti i suoi difetti, sa dirigere i suoi progetti. Hideo Kojima, che è completamente uno schizzato, sa dirigere i suoi progetti. Sono giocatori con abilità di leadership e idee chiare. Possiamo attaccarli da qualunque punto di vista, ma non da questo. Il nostro problema invece è che tante volte i direttori sono persone bravissime a fare i conti in tasca, ma del tutto incapaci quando si tratta di videogiochi, di capire cosa diverte e cosa no. Si preferisce affidarsi alla ricerca del mercato e al 33% di marketing per spingere le vendite di un gioco, piuttosto che lavorare su una produzione di altissimo livello. Larian Studios con Baldur's Gate 3 è l'eccezione, Hades è l'eccezione. E ci ritroviamo adesso in questa realtà paradossale dove, dato che a dirigere i AAA ci sono i manager e gli imprenditori, a diventare virali sono gli indie a basso budget.
Minecraft, Vampire Survivors, Terraria, Bastion, Hades, Valheim, Hotline Miami, Undertale, Hollow Knight, Cuphead, Limbo, sono tutte produzioni indipendenti che hanno venduto tanti milioni di copie, tutti giochi che partono dalla solidità delle proprie idee, dal carattere. Serve una guida valida. È giustissimo lasciare libertà creativa ai tuoi team di sviluppo, ma se stai producendo un AAA che mette a rischio l'intera baracca, non puoi permetterti di fallire. Harvey Smith con Redfall era la sua prima esperienza come direttore di uno studio intero e ha fallito. Colpa sua, colpa non sua, non ha importanza. Ma avrebbe sicuramente fatto molto meno male se non fosse stato un gioco ad alto budget. Probabilmente oggi non ci ritroveremmo a dire addio a quattro studi di sviluppo se non fosse stato un AAA. E adesso io sono qui a leggere la classica email da grande corporazione, dove danno il ben servito a questi ragazzi usando tutte queste parole pompose, con tutta la vergognosa falsità di questo genere di comunicazioni. E tra quelle parole leggo: vogliamo concentrarci su produzioni che possano avere un impatto più profondo. Ma che cosa significa questo esattamente? Volete concentrarvi ulteriormente su altri AAA? Incrementiamo la dose di rischio? Facciamo il colpaccio oppure affondiamo la nave in pratica? E io qui mi fermo un secondo e non riesco a non pensare a Nintendo. Nintendo che fa corsa a sé. Ma è possibile che nessuno voglia in qualche modo prendere spunto dalla sua strategia commerciale che comunque funziona? Nintendo te lo fa Zelda, te lo fa il Super Mario Odyssey, non ha mai rinunciato ai suoi grandi investimenti, ma parallelamente ti bombarda costantemente tutto l'anno di produzioni piccole, produzioni economiche. Un Princess Peach, un Mario vs. Donkey Kong, Mario Party, Mario Strikers, Mario Tennis, tutti i Mario che volete. Detective Pikachu, Yoshi, remake, versioni in alta definizione delle vecchie glorie. Tutti titoli che, da soli, non riuscirebbero mai a tenere a galla una compagnia di queste dimensioni. Ma insieme, con questo flusso continuo, con questo automarketing basato sulla qualità, non solo gli permettono di dominare il mercato, perché Nintendo sta dominando il mercato, ma gli permettono anche di non rinunciare al AAA di turno quando gli gira di farlo. E scusate se è poco. A me dispiace davvero tantissimo per Tango Gameworks e per Arkane Austin. Microsoft continua a cercare la sua strada tra Game Pass, pubblicazione di titoli first party sulle altre piattaforme e acquisizioni milionarie. Tantissima carne al fuoco, ma per adesso mi sembra che ci sia veramente troppo, troppo fumo e pochissimo arrosto. Questo è soltanto il mio punto di vista, vorrei avere la vostra opinione in merito. Ragazzi, se volete venire a trovarci di sera, parliamo di questi argomenti e mi piace interagire con voi, avere altri spunti di riflessione su Twitch o anche su Discord. Trovate i link qui sotto in descrizione, ci fa piacere parlare con tutti. Fatemi sapere la vostra, per questo aggiornamento intanto è tutto e noi ci risentiamo alla prossima nella speranza che non sia un altro licenziamento di massa.